Buongiorno a tutti, anche da parte mia, vi ringrazio la presenza, non vi ruberò tanto tempo, ci tenevo a dire un paio di cose poiché non ho parlato alla fine della mia carriera. Innanzitutto mi scuso con tutti i giornalisti che mi hanno richiesto una dichiarazione. Negli ultimi mesi ho sempre declinato, l'ho fatto con tutti, quindi mi sembrava corretto anche oggi parlare davanti a tutti e non dare la priorità a qualcuno piuttosto che a qualcun altro, anche se in questi anni ho stretto comunque un rapporto di rispetto, anche di amicizia con alcuni giornalisti. Mi sembrava, ecco, corretto parlare una volta davanti a tutti. Grazie. Di nuovo che siete presenti e niente, ci tenevo a dire un paio di cose sulla mia carriera, sulla fine della mia carriera. Sono orgoglioso di quello che ho fatto, quello che ho raggiunto, i miei obiettivi. Da giovane qualche problemino l'avevo fatto. Però ecco, penso di essere cresciuto sia come uomo che come giocatore, grazie anche alle persone vicine a me. E alla fine tutto, se sommo tutto quello che è stata la mia carriera, ripeto, sono orgoglioso di quanto ho raggiunto. Ovviamente ci tengo a fare qualche ringraziamento, in primis la mia famiglia, che mi è sempre stato vicino. I miei procuratori, da prima Otto Lutrop, col quale ho lavorato da quando ero ragazzino, e poi Miloš Malenovic, che mi ha aiutato tanto a crescere anche come persona, è diventato più un amico, un fratello, piuttosto che il procuratore col quale poi ho raggiunto. Ho raggiunto i risultati più alti della mia carriera. I miei amici, ovviamente, e particolarmente il mio fisioterapista di fiducia, Roberto Maragliano, col quale ho vissuto forse i momenti peggiori della mia carriera, poiché mi curavo sempre da lui quando ho avuto infortuni gravi durante l'arco della mia carriera. Ringrazio tutti i miei compagni di squadra, con i quali chi più chi meno ho instaurato rapporti di amicizia, con i quali mi sento ancora adesso alcuni di loro. Tutti i miei club e gli allenatori, dalle giovanili fino alla fine. Naturalmente i tifosi delle società alle quali ho giocato e no, non perché per ultimi. Meno importanti anche voi giornalisti che nel bene e nel male, critiche positive o negative, mi hanno sempre aiutato a crescere sia come giocatore che come uomo. Non sarebbe giusto fare nomi, però due nomi ci tengo a farli comunque perché hanno sempre trovato parole positive e belle nei miei confronti e penso, ecco, essendo io dal Ticino, sarebbe giusto dire un grazie speciale anche a Armando Ceroni e Toni Esposito, che, ecco, ripeto, hanno sempre detto parole importanti nei miei riguardi. Il motivo principale per il quale sono qua e per il quale non ho parlato per tanto tempo è il motivo anche del termine della mia carriera. È stato un periodo difficile per me, dall'estate dopo, motivo privato, familiare, che ha portato alla decisione consensuale di divorziare tra me e la mia ex moglie. Siamo ancora in fase di divorzio, quindi
ancora mia moglie, la decisione di terminare la carriera è mia figlia, ovviamente, che ha iniziato l'asilo, quindi non volevo più stare fuori dal Ticino, ma stare vicino alla persona più importante della mia vita, che è mia figlia. E niente, ho deciso che non avrei dovuto più, dopo tanti anni e tante esperienze all'estero, non avrei accettato alcuna offerta dall'estero. Sarebbe stato bello per me terminare la carriera dove ho iniziato, a Lugano. Però adesso non ce l'ho con nessuno, anzi io capisco e rispetto la decisione del Lugano, che non c'è stato nessun accordo alla fine, e comunque per come sono andate dopo le cose nella mia vita privata, anzi sono contento che sia andata così. Per quanto riguarda Mendrisio, ci tengo anch'io, ecco, a dire due parole. Dopo diversi mesi, senza allenamenti, mi è stato chiesto se potevo dare una mano nell'anno del centenario. E visti i rapporti, di amicizia di diversi anni, adesso con diversa gente qua a Mendrisio, ho deciso di aiutare. Purtroppo il mio corpo non regge molto bene dopo tanti mesi senza allenamenti, però ecco, spero che fino alla fine della stagione riuscirò ancora a fare qualche partita e cercare di aiutare la società a raggiungere i loro obiettivi. In modo da tutelare mia figlia, non parlerò più della mia situazione privata, quindi chiedo anche da parte vostra di rispettare la privacy, siccome è comunque una bambina piccola. Per quanto riguarda invece la mia carriera, la questione sportiva, sono pronto a rispondere a qualsiasi vostra domanda, se ne avete. Dimmi. Come mai il Mendrisio piuttosto un altro club ticinese che magari poteva anche offrirti un po' di più, penso al Corvino o altre città? Non sono venuto qua per denaro, per soldi. Dopo una grande carriera non mi cambiava niente. Non abbiamo mai parlato di questo, non ho mai fatto nessuna richiesta. Mi è stato chiesto se potevo aiutare un club con il quale sono delle persone con le quali da diversi anni ormai sono in contatto, e ho accettato anche perché loro hanno capito la mia situazione, sanno che io non posso allenarmi tutte le volte in settimana, ma mi alleno quando riesco e cerco di mettermi in forma purtroppo, ecco, la prima partita non è andata bene, ho sentito subito il muscolo, però ecco, questo è il motivo per quale Mendrisio. Anzi, mi sono dimenticato, ci tengo a ringraziare anche il Collina, con il quale mi sono allenato tutta l'estate, con l'idea di aspettare un'offerta ancora. Dopo però è arrivata la decisione che ho menzionato prima e da lì ho smesso di allenarmi definitivamente. Avevo deciso di interrompere la mia carriera, quindi ho smesso di allenarmi. È un po' il problema che mi si sta creando adesso, che ho deciso di ricominciare, anche se a livello amatoriale, comunque dopo tanti anni di professionismo. Non è evidente smettere e poi riniziare dopo qualche mese, senza alcun allenamento.
E ringrazio anche il Mendrisio perché mi sto divertendo. Riassaporare anche se per poco l'ambiente spogliatoio Fa il suo effetto. mi fa divertire, mi ha fatto un pochettino, ecco, ritornare ai tempi della mia carriera, comunque tanti anni di spogliatoio, più tempo con i compagni di squadra che con la famiglia, ogni tanto. Questo. Tu Mario hai avuto una grande carriera, hai giocato in diversi campionati, hai segnato tanti gol ovunque, ma c'è magari un rammarico, qualcosa che non sei riuscito a... Così mi viene in mente magari la Bundesliga, non è stata un'esperienza fortunatissima. Rammarico forse se guardo quello che era il mio sogno da bambino, giocare in Serie A, anche se ho avuto tante possibilità di giocare in Serie A, e tutte le volte io ho scelto l'altra squadra che avevo. Perché mi sembrava meglio, mi sembrava più adatta a me. Esempio, la Dinamo Zagabria è la squadra del mio cuore. Quando da Rijeka mi sono trasferito alla Dinamo, avevo anzi due società, però una era abbastanza concreta dalla Serie A, però io non ci ho pensato un secondo. Una società che gioca la Champions League, che mi ha riportato in nazionale, che mi ha alzato di livello, mi ha fatto fare mondiale, europeo. La scelta era abbastanza facile, però ecco, se guardo l'arco di tutta la carriera, sicuramente magari ecco che sarebbe stato bello fare una stagione in Italia, perché era un desiderio da bambino. Poi solo Lugano in ogni caso, c'è cioè l'unica possibile, ovviamente l'unico possibile approdo perché appunto era l'unica possibilità, poi appunto le cose sono andate altrimenti, cioè doveva essere solo Lugano ecco, per andare avanti, giusto da chiarire No, questo no, 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 aspetto. no. Ci tengo a chiarirlo, anzi grazie per la domanda. Lugano è stato abbastanza anche corretto, mi hanno detto già a maggio che non era il momento per loro di riportarmi a casa. Io ho accettato e attendevo, mi sono allenato dopo le vacanze, anche molto duramente, da solo al mattino e alla sera con il collina durante tutta l'estate, per tenermi in forma in caso fosse arrivata un'offerta dall'estero. Il contratto che avevo in Turchia era abbastanza importante, quindi sapevo che sarebbe stato difficile ricevere le stesse condizioni, e io nella mia testa sapevo che per me la cosa migliore sarebbe stata terminare la carriera lì, però ho continuato pensando se dovesse arrivare qualcosa che mi dice ok, avrei continuato la mia carriera. Durante la fine dell'estate, poi sono successe cose private mie, e lì ho deciso allora di interrompere definitivamente la carriera in modo da restare qua vicino alla mia bambina. Quindi insomma giugno-agosto lì ti davi la possibilità di andare, non so, io al Se Congo fosse piuttosto che...
se, no, se fosse arrivato quello che io mi aspettavo, ma non è, sapevo che sarebbe stato impossibile o quasi. Esatto, quanto la tua carriera così importante, come abbiamo sottolineato, è ricca di successi, di partite importanti, di davvero esperienze di alto livello, un pochino con cui ti ha facilitato alla fine a prendere questa decisione, dico, ancora giovane, però con magari ancora qualche anno davanti, cioè comunque il fatto che hai fatto davvero tante cose, ecco, ti ha comunque dentro di te rassicurato, nel senso non avevi più niente da dimostrare. Sì. O invece non è stato così. No, diciamo che allora, io lo ripeto, sono orgoglioso della carriera che ho fatto. Tanti miei colleghi ogni tanto dicono l'allenatore lì non mi ha voluto bene, questo qua non mi ha voluto bene, ho avuto questo infortunio, quell'altro. Penso che sull'arco di una carriera alla fine ognuno raggiunge quello che si è meritato e il suo effettivo valore. Quindi se non ho fatto di più vuol dire che non ero abbastanza bravo per fare di più, se non ho fatto di meno quello che ho fatto è perché quello che ho fatto rispecchia quello che io sono come giocatore. Io sono contento di quello che ho raggiunto, di quello che ho fatto. È ovvio che a 33 anni non mi ero immaginato di terminare la mia carriera in quel momento, anche perché stavo molto bene ancora. Mi sentivo molto bene alla fine della stagione scorsa, nonostante gli ultimi 4 mesi in Turchia sono stati molto difficili perché siamo stati con il terremoto, noi vivevamo nel centro sportivo, quindi è stato un voler scappare al più presto da quella situazione lì, tornare a casa. E una volta tornato a casa, per me era la prima volta che stavo tanto tempo in Ticino, non volevo più andarmene. E quello è stato un po' il motivo. Adesso c'è, tra virgolette, un caso, c'è stato un caso analogo un po' che si è sovrapposto al tuo, ecco, quello di Antonio Menedi, che anche lui insomma si è ritrovato la scorsa estate a valutare un eventuale ritorno a Zurigo, che doveva essere solo Zurigo, poi non si è concretizzata la cosa, che poi lui nel frattempo si è mosso per diventare appunto dirigente sportivo, ecco, banalmente nel tuo futuro, ecco, attivamente della famiglia che è al primo posto, che cosa c'è, ecco, che cosa farà Mario da grande. Io ho iniziato a fare i corsi da allenatore, che durano tanto qua in Svizzera, però in questo momento, come te ho detto prima, come l'hai detto tu, la mia priorità è mia figlia, e anche dopo tanti anni fuori e tanti anni professionismo, ecco, anche concedermi un po' di tempo per me, per staccare un po'. Non ho seguito molto il calcio negli ultimi mesi, soprattutto qua in Svizzera, però sicuramente in futuro poi ci penserò quale sarà la cosa migliore per me. Ho iniziato già a fare queste cose, però ho un po' di tempo adesso siccome i corsi non è che ci sono tutti i mesi, ma durano abbastanza, mi danno un po' di tempo, ecco, per elaborare anche tutto quello che è successo l'anno scorso. Elaborare, cioè tu ti senti che come ex grande calciatore stai ancora elaborando, diciamo così, questo passaggio dalla vita
vista professionista, la vita, diciamo, di papà, ti senti, come dire, di aver, come dire, metabolizzato questo distacco, che comunque qualcosa di forte, ecco, per un giocatore. La allora, vita da papà c'era anche prima, sì, mentre giocavo, se no sembra che papà è al primo posto, la vita da papà è al primo posto, lo è stata anche durante la carriera. Io ho già elaborato la fine della mia carriera, una volta che ho preso quella decisione ero sereno. È ovvio che dopo tanti anni non è semplice terminare, ogni tanto mancano le partite, quell'emozione o quell'adrenalina prima di uscire fuori, però no, sono abbastanza tranquillo, soprattutto adesso che finalmente ho trovato un po' di serenità, e proprio per questo parlo oggi, ho trovato un po' di tranquillità e serenità nella mia vita, accettando quello che è successo, perché comunque, ecco, sono stati tanti anni e niente. Io sono orgoglioso non solo del calciatore che sono, ma anche dell'uomo che sono diventato. Prima ho fatto ringraziamenti alla mia famiglia, devo ringraziare di avermi cresciuto con determinati valori di rispetto e di famiglia che mi hanno sempre portato, aiutato anche nella mia carriera. Penso che l'ho dimostrato anche con tutti voi giornalisti, durante tutti i miei anni non ho mai rifiutato nessuna un'intervista, sono sempre stato educato e attento a come parlavo, perché rispetto il vostro lavoro, ma non solo voi, rispetto il lavoro di chiunque. Lo è la conferma che in tanti club dai quali sono andato via, molte persone, quando io andavo via, piangevano. Per me è un motivo di orgoglio, vuol dire che ho sempre lasciato il segno come persona prima e come giocatore dopo. Quindi ci tengo a dire che, ecco, io sono orgoglioso della persona che sono. Poi ovviamente ne ho tantissimi di difetti, come ce li abbiamo tutti. Qualche cavolata da giovane, ripeto, l'ho fatta, però mi ha aiutato a crescere e a diventare quello che sono. Mario, se ripensi alla tua carriera, c'è qualche momento che ti viene subito in mente, che è rimasto impresso? Beh, l'unico momento, mi sembra che è l'unico momento che la gente si ricorda quando mi vede in giro. Mi chiedono sempre tutti di quel momento lì. Sembra che ho fatto solo un gol in carriera, invece qualcuno ne ho fatto, perché sembrano numeri un po' stupidi, però 200, quasi 200 gol in carriera, non ci sono tanti giocatori che possono dire di averli fatti, e invece costantemente tutti quanti si ricordano di un unico gol, che però è il momento, penso, più bello. Forse il momento più bello è stato il rigore parato per me, perché lì è finalmente siamo esplosi tutti quanti di gioia. Però ecco, la partita con la Francia è stato il momento più emozionale di tutta la carriera, perché ha significato tanto per un'intera nazione, non solo per me. No, prima hai detto che sei soddisfatto di tutto quello che hai fatto, se non hai fatto di più è perché forse non lo meritavi, ma l'impressione che abbiamo avuto noi spesso è che, specie in nazionale, hai avuto meno minuti di quelli che meritavi, no? Avrebbero potuto concederti più spazio, più tempo, no? Viste anche le tue cifre, il rapporto gol ogni tot minuti che avevi tu era... Non è bello fare polemiche adesso, fine carriera. Io rispondo così: sono orgoglioso anche di quello che ho dimostrato in nazionale.
rapporto gol fatti, minuti giocati, sono cifre importanti e non sono partite contro, non voglio adesso fare nomi di nazionali, se no sembrerebbe che sminuisco qualcuno, però ho fatto comunque gol anche contro nazionali importanti, forti, quindi ripeto, sono orgoglioso di anche di quello che ho fatto con la nazionale, comunque nonostante un lungo periodo dopo il crociato che sono stato fuori dalla nazionale, il mio periodo dall'inizio alla fine della nazionale sono quasi 12 anni, mi sembra, 2011, se non mi ricordo quando è che ho, 11-12 anni, è un periodo lungo e ne vado fiero di tutti i momenti con la nazionale, perché comunque rappresenti un paese intero. Sì, sicuramente ogni tanto me lo chiedevo quando stavo molto bene, quando segnavo tanto, me lo dicevo, no, oggi meriterei io, però mi facevo comunque, non ho mai creato un problema in nazionale, anzi ho molto rispetto per tutti gli allenatori, Vlado è stato decisamente l'allenatore migliore che la Svizzera avrebbe potuto avere, quindi io avevo molta fiducia e molto rispetto delle sue decisioni. Quando prendeva una decisione, io nella mia testa ero già pronto a dire ok, sii pronto quando entri dentro. Però sicuramente c'erano dei momenti dove mi sentivo molto in forma e pronto per dare una mano, ecco. Sei sorpreso che Vlado ha impiegato così tanto tempo per trovare la panchina, qualcosa che ti sei chiesto anche tu, come magari ci siamo chiesti noi, come mai, insomma, non trovasse mai questo sbocco che adesso è arrivato? Sì, non ho avuto più contatti con Vlado, quindi non so se era una scelta sua, se non c'erano offerte interessanti, bisognerebbe chiedere a lui, però per quello che ha fatto con la nazionale meritava sicuramente una panchina importante dopo la nazionale. E anche se non hai guardato, diciamo così, ma sicuramente l'occhio ti è caduto, sei, senza fare polemica, sei sorpreso, diciamo così, dell'autunno così tormentato che insomma hanno vissuto i tuoi ex compagni, e anche il livello appunto che si è alzato generalmente, quindi magari siamo noi che non comprendiamo fino in fondo perché certe cose magari possono andare storte tutte di un colpo, o invece ecco che giudizio dai ecco, questo periodo che è stato effettivamente molto particolare ecco, per la nazionale, che solo fino a un anno prima sembrava invece ecco, volare. Non sono dentro, quindi non posso dire tanto, però ecco, con i giocatori con i quali io mi sono sentito c'è un diciamo una insoddisfazione collettiva un pochettino di come stanno andando le cose. Sarebbe meglio che mi fermo qua prima di dire cose che poi andrebbero contro di me, quindi non dico, per una volta sono un po' più intelligente e non faccio commenti sulla nazionale perché in questo momento non mi riguardano. Ci siamo qualificati in un girone quale bisognava qualificarsi, l'obiettivo è stato raggiunto, speriamo che l'europeo porti
risultati migliori rispetto, ecco, all'ultimo periodo. Va bene come risposta? Non mi aspettavo. Dimmi. Qual è magari la tua delusione più grande in nazionale, magari pure durante la tua carriera dei club? Nazionale, ci devo pensare un attimo. Sicuramente, beh, è stata dura perdere i rigori con la Spagna, perché comunque dopo 60 minuti con un uomo in meno siamo riusciti ad arrivare ai rigori. Sbaglia il primo Busquets, segniamo noi. Era la prima volta nella mia carriera che ho pensato prima di quanto avrei dovuto. Lì è un peccato, perché saremmo arrivati in semifinale. È stata una delusione, che però veniva pochi giorni dopo il successo più grande mai effettuato. La delusione per me più grande, e sono contento che dopo non è finita lì la mia esperienza nazionale, è stata al Mondiale 2014, dove comunque avevo fatto una bella stagione a Zurigo. La mia preparazione a quel Mondiale è iniziata con un infortunio alla caviglia. Sono arrivato in extremis a riuscire a entrare nei 23 e ho finito, nonostante io mi sentivo molto in forma anche lì, a finire il Mondiale senza neanche un minuto e con il crociato rotto in allenamento. Quello è stato il momento più duro della mia carriera e ovviamente anche in nazionale. E non mi ricordo è la stessa cosa, è quella, perché era il momento che mi ha detto che il crociato è rotto, era consapevolezza che mezzo anno sei fuori, altri 6 mesi prima che ti riprendi. Poi un'altra domanda su chi ha nominato Miloš Malenović. Sì. L'importanza della sua persona e se magari l'hai sentito negli ultimi giorni. L'ho sentito fin quando è stato il mio procuratore, l'ho sempre sentito, lo sento ancora ogni tanto, perché non è il mio procuratore, cioè adesso non lo fa più, è diventato più di un amico. L'ho visto quando hanno giocato qua contro il Lugano in albergo, quindi è una persona con la quale ho ancora contatto. Mi ha aiutato a crescere come giocatore quando ho deciso di iniziare a lavorare con lui, e anche come uomo, poiché era il periodo che io ero a Zurigo, volevo tanto dalla mia carriera, ero giovane, volevo tanto da me stesso, oltre alla mia famiglia, lui ha avuto un ruolo importante per farmi andare sulla giusta direzione. E io ne sarò riconoscente sempre con lui per il modo al quale abbiamo collaborato tutti questi anni fino alla fine. Mi siete fatti due battute che ti vuole al Zurigo. Mi ha detto che sono troppo vecchio per lo Zurigo, loro prendono solo 17enni, 18enni. E magari il futuro. Per il futuro, se vogliamo dirla tutta, lui mi ha chiesto se in un futuro magari voglio fare qualcosa. Zurigo non si sa mai, però io sto bene qua in Ticino. Perché non ci sono più Mario Gavranovic che esplode in Ticino? Come mai sei tu? Non solo bomber, cioè ci sono pochi talenti che escono fuori, non c'è più nessuno
in nazionale, ma non solo in nazionale, non vedo più giocatori che escono fuori dal Ticino che arrivano almeno in Super League. Quindi c'è un problema, penso, di fondo, o che comincia da quando sono ragazzini, perché non è possibile che comunque un cantone come il Ticino non porti fuori qualche talento in più o qualche giocatore in più. Non sono la persona giusta, però se vediamo i numeri effettivi, c'è qualcosa che non va in Ticino. Perché da Zurigo, da Basilea, o non lo so, da Berna o da Ginevra vengono sempre fuori giovani e giocatori, e invece da noi qua no? Bisognerebbe farsi una domanda e magari cambiare qualcosa nella costruzione, educazione dei giocatori, che non saprei dire, dovrei essere più dentro per poter capire dove sta il problema, se è una questione di qualità non si può parlare, perché quella la si può migliorare fin da bambini. Detto che stai prendendo il patentino da allenatore, qualora arrivasse una chiamata da un club per cui tu hai giocato, non solo nelle vesti di allenatore, ma anche di assistente, responsabile degli attaccanti, accetteresti? Sì, sì, perché? Adesso no. Adesso tutto quello che ho detto prima è lì, e poi comunque ho fatto il primo corso, quello che ci hanno tutti, penso. In futuro vedremo, non ho ancora pensato così tanto in là, perché comunque il prossimo corso è a maggio, poi mi sembra che l'anno successivo ad agosto, qualcosa del genere, quindi ci vuole tempo, che poi tra l'altro io, avendo giocato, posso... Me l'ha spiegato Livio Bordoli, dovrei richiederglielo, posso accelerare questi corsi rispetto ad altre persone normali, lo farò per quanto possibile. Però non mi sono ancora posto questa domanda, quale sarà il mio ruolo in futuro, cosa farò. Determinate cose a livello privato già le sto facendo all'infuori dal calcio, però sono private e non è che non, per far capire, non è che sono a casa a fare niente, qualcosa faccio, però ecco, al momento bisogna un po' di tempo per me, per tutto quello che, per tutti gli anni che sono stato fuori, mi era mancato a me stare a casa. E sono felice adesso, ecco. Grazie. Hai parlato dei momenti più importanti, del corso importante, di figure importanti a quanto percorso di crescita, la tua carriera, magari il giocatore che più ti ha segnato, non perché magari era più forte, perché insomma ti ha permesso a sua volta di fare uno scatto con la tua carriera, qualcuno che ha marcato la tua crescita calcistica? Beh, se devo fare un nome, poiché sono stato tanti anni lì, una forma di rispetto e amicizia incredibile con il mio capitano alla Dinamo Zagabria, Arian Ademi, che ha subito nella sua carriera una
una situazione molto particolare, probabilmente non lo sapete, ma ecco, è stato fermato per doping ingiustamente, lo ha dimostrato dopo tanti anni, è ritornato e ha dimostrato di nuovo a tutti di essere un leader, di essere un vero capitano. E quando mi viene la parola capitano mi vengono in mente due persone con le quali io ho lavorato, con le quali io ho giocato, sono lui e Granit anche. Quindi Arian, nome numero uno, perché ci ho lavorato per tanti anni, tutti i giorni, però non da meno Granit, che è sempre stato lì per tutti i ragazzi a sostenerli, un vero leader anche lui, ecco. E sono contento della carriera che ha fatto e che sta continuando a fare. Non è proprio stato così, cioè, ripeto, fino a avrei voluto tornare in Ticino, però non è stato possibile. Durante l'estate mi sono allenato aspettando un'offerta che però non neanche mi aspettavo troppo, non pensavo che non sarebbe arrivata, poiché sapevo un pochettino, conosco un pochettino le cifre che girano, e dal momento in cui avevo deciso definitivamente di interrompere la mia carriera, dopo non c'era più né Ticino né nessun altro posto. Il mio procuratore lo sapeva perché a lui gliene ho parlato subito. Non penso che può andare oltre, ma per via del mio corpo ho notato che quando mi sono fermato ho fatto fatica a riprendere. Mi ero anche rimesso per quanto era breve periodo in forma, e alla prima partita mi sono fatto male. Sono rientrato settimana scorsa, mi sono rifatto male, quindi sento che dopo tanti anni, ecco, non sono più nelle condizioni di continuare a giocare a calcio. Mi diverto tantissimo a giocare a padel, faccio tanto quello, non mi faccio male lì, meno male, mi terrò in forma così, però calcio spero di dare una mano fino alla fine stagione, però dopo abbastanza. Bel tentativo. E invece in Svizzera dopo l'esperienza di Zurigo non c'è più stati, diciamo, ammiccamenti, cioè contatti? E durante l'estate qualche contatto, io sono stato a Sion a conoscere, non lo conoscevo di persona, a conoscere Constantin, però era più un conoscersi, vedere idee eccetera, però ecco, alla fine io avevo sempre il pallino
della mia situazione e avevo già deciso che poteva bastare. Però da loro ci sarebbe stata anche sì. No, non abbiamo più, no, che... non abbiamo più, non c'è stato più nessun contatto dopo quel incontro, quindi non c'è neanche avuto bisogno di decidere. Avresti fatto la semifinale con Coppa con Luca. Penso di aver detto tutto. Vi ringrazio per essere stati qui presenti. Un'ultima cosa, avevo dimenticato di dirla nell'introduzione. Mi dispiace per i giornalisti dalla Svizzera francese o dalla Svizzera tedesca che probabilmente non saranno venuti perché era un po' lontano, avrebbero magari preferito farla in Zoom o così, ma io preferivo parlare guardando le persone in faccia. La stessa cosa che ho detto, ecco, a voi presenti vale per i non presenti, con i quali anche ho avuto sempre un rapporto di rispetto e correttezza, sempre con tutti quanti, sono stati molto... molto gentili e mi hanno chiesto anche loro in questi mesi tante volte interviste, quindi ecco, vale proprio per i media in generale, ci tengo che voi presenti, ecco, lo notiate in modo che lo sappiano, che però non toglie il fatto che oggi ho parlato. Non parlerò più di cose private, poi di altre cose sarò sempre disponibile di nuovo da oggi per il futuro, per qualsiasi cosa. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.